Buongiorno a tutti, iniziamo la diretta dalla Piazza del Campo. Oggi è sabato 11 agosto con le prove regolamentate. È stato effettuato questo cambio di data. Poi sentiremo anche un po' le motivazioni che hanno spinto a questa decisione. E saremo qui per farvi vedere le 8 prove regolamentate di oggi 11 agosto con tanti cavalli e chiaramente conseguentemente anche tutti i fantini. È uno degli atti d'inizio della festa, per cui c'è stata ieri sera alle 19 la presentazione del Palio all'interno del cortile del Podestà, un Palio che, come abbiamo sentito anche dai commenti, è piaciuto e non è piaciuto, per cui significa un Palio che così fa un po' discutere su quelle che sono un po' anche le caratteristiche del modo di dipingere del pittore Benck. Oggi, come ho detto, le prove regolamentate, poi ci sarà la stesura dell'elenco dei cavalli che saranno presenti alla tratta di lunedì mattina, per cui diciamo domani che è domenica, giornata di riposo per tutti e tutto. Poi lunedì mattina vedremo i cavalli che saranno selezionati da parte dell'equipe veterinaria per presentarsi alla tratta. E poi, come sempre, lunedì l'arrivo dei cavalli e la composizione delle batterie, e poi lunedì inizia la lunga attesa per arrivare alla assegnazione dei cavalli alle 10 contrade che prendono parte alla carriera del 16 agosto. Palio che arriva dopo la carriera del 16 agosto. La vittoria di luglio del Drago. Ricordiamo una bellissima corsa da parte di Andrea Mari che porta alla vittoria la contrada del Camporeggio. Vedremo questo Palio che poi cercheremo anche di sentire un po' vari commenti sul personaggio che andremo a incontrare questa mattina, anche la reazione, alcune positive, alcune negative, del indicazione dei provvedimenti in relazione a comportamenti da parte di alcune contrade fantine del Palio del Lullo, per cui cercheremo anche di capire un po' questa situazione. Allora, nella prima prova di questa mattina abbiamo Pathos de Ozieri, che è montato da Jonathan Bartoletti, che è il suo anche allenatore, Caridere Marchesana montata da Andrea Coghe, Smeraldo Nolese montato da Enrico Bruschelli, Raul Andrea Mari, Rodrigo Baio, Francesco Caria, Rio Manigos, Giuseppe Carboni, Tornada Alessandro Cercio Soleandros, Michel Puzzu. Questi sono gli 8 cavalli, sono 8 le batterie, di cui solo l'ultima con 9 cavalli, tutte le altre sono di 8 soggetti presenti. È terminato lo sgombero della polizia della pista, oggi sabato vediamo una presenza di persone in Piazza del Campo con palchi che sono stati presi quasi completi, mentre i cavalli sono già all'interno del cortile del Podestà e vedremo fra poco l'uscita del primo gruppo, 8 soggetti, Passo Seduzieri, Caridere Marchisana, Smeraldo Nulese, Raul, Rodrigo Baio, Rio Manigos, Tornada e Soleandros. Come sempre qui all'entrone sono presenti Fantini, dirigenti delle contrade,
i vari esperti per vedere nuovamente i cavalli sul tufo. E poi logicamente ci sarà l'attesa per avere l'elenco del gruppo dei cavalli che saranno poi ammessi alla tratta di lunedì mattina, per cui vedremo un po' tutto questo. Noi saremo nuovamente in diretta alle 13 dal sotto le logge per analizzare il gruppo dei cavalli che poi rivedremo lunedì mattina in Piazza del Campo. Allora, si sta preparando, fra poco c'è l'uscita del primo gruppo, eccoli, stanno per entrare in pista, vediamo Francesco Caria che parte sopra il cavallo, Caridia Marchesana, vediamo Bartoletti che monta Pato Sedozieri. E tutto Enrico Bruschelli e gli altri a seguire. Vediamo un attimo questo primo gruppo di lavoro con il Francesco Caria. Ho perso, mi prendi il auricolare. Dove? Dove andate? Caridia Marchesana montata da Andrea Coghi e gli altri, Caria con Rodrigo Baio che si è messo qua sopra Enrico Bruschelli, monta il Casato con Sberardo Lunesi. E delle andature molto forti, vediamo che Fantini hanno già messo su un tempo di galoppo i propri soggetti, vediamo scorrerli sulla pista con buona velocità, passa anche Giosuè Carboni con Rio Manigos. E sempre Francesco Caria e Andrea Coghe che stanno facendo e ancora Enrico Bruschelli molto, molto veloce in questa prima prova. Ecco, vediamo ora sta allungando anche Bartoletti con Pato Sedozieri. Otto Soleandro, smisce il pulso, commette l'ingresso del Casato. Ecco che ora Jonathan fa scorrere proprio cavallo con un buon
l'ingresso delle casacche e continua a spingere. Giosuè Carboni con Rio Manico, scandato molto forte questa mattina, forse uno dei migliori in questo primo. Va bene, pronto? Viola, mi senti? Esaurendo la sua parte più significativa, per Giovanni Tonali, alcuni dei quali si sono evidentemente impegnati più di altri un poco invece meno. Fra questi dicevamo prima che c'era cavalli che hanno già corso il palio, con Patos Dozieri, cavallo che ha corso una carriera nel luglio del 2016 nel Drago con Luigi Bruschelli, cavallo appunto noto, al pari anche della Grigia Carida De Marchesana, che ha fatto un palio nella Torre nel luglio del 2007, nel 2017 con Sebastiano Murtas. Smeraldo Nulese, tre pali corsi, è il più esperto di sicuro in questo gruppo. E i capitani e i veterinari hanno chiesto appunto ad una verifica, c'è stata una botta di frenamento a San Martino di un ciampone del cavallo, no, sembrava appunto che rallentano. Tra l'altro, allora, cavalli che ci piacerebbe vedere domani alla tratta, sicuramente è Rodrigo Baio, il numero 5, portato da Francesco Caria, cavallo che piaceva tantissimo nella stagione dell'anno scorso, anche in quella di quest'anno, quindi sicuramente Rodrigo Baio, che vediamo in questo momento appaiato con Smeraldo Nulese, passano proprio davanti a Fontegaia, Rico Bruschelli e Francesco Caria. Quindi Rodrigo Baio è sicuramente un cavallo che è segnato dai taccuini di molti che stamattina stanno controllando questi cavalli. Quindi vedremo poi Patos Dozieri che fine farà, se arriverà poi domattina tra i cavalli all'entrone. Sicuramente un cavallo che potrebbe cambiare un po' di equilibrio, anche se di pali ne ha corso solo uno, ed è un cavallo che comincia ad avere una certa età, però è sicuramente un cavallo che piace a molti ed è poi della scuderia di Bartoletti. Quindi in questa prima batteria erano almeno tre i cavalli che potremmo vedere anche domani mattina. E sì, Franco. Viola, mi senti? Un po' da lontano. Io non so se prima parlavo da solo. Sì. Io sono al mare. Molto, molto da lontano, Franco. Ho capito. Quindi questa era la prima prova, poi ne vedremo ben 8, sono 64 in tutto i cavalli che questa mattina galoppano in Piazza del Campo. Nella seconda batteria poi vedremo Cuore dei Sedini, che è l'altro cavallo della scuderia Bartoletti, che ha già avuto un'esperienza in piazza e che anche lui è un cavallo che riscuote le attenzioni degli addetti ai lavori. Poi Tornasol, Bombardino, Violenta da Clodia, Solero, Unidos, Turbion e tale quale. In questa seconda prova che